Fatto. Santa. Comunque, devi pedalare un bel po'. Col cavolo il motore. Bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Siamo a Pederu, questo rifugio Pederu, alla fine della valle Tamers da San Vigilio in dentro. E niente, smangiucchio qualcosina, ho un po' di fame. Sono qua con la bici. Abbiamo fatto già 30, dobbiamo aggiungere 2-3 km. Cioè non ho azzerato il viaggio sin dall'inizio. Abbiamo comunque già fatto 37 km più o meno, l'orologio me lo direbbe più esattamente. E come vedete la batteria è ancora piena. Dopo 37 km batteria piena e comunque un dislivello di 1000 metri più o meno. E sì, ho pedalato tanto, ho risparmiato batteria perché ci serve ancora. Noi adesso saliremo ancora su qua, andiamo a Fodara sicuramente, poi non so, anche Sennes. Fiorellini, scusate, guardate qua, che bel. E lì si va verso Fanes. Allora qua Fanes e qua si va su Fodara e Sennes. Siamo nel parco naturale Fanes, Sennes, Braies. Niente, ho promesso su Instagram che vi mostro. Che bel posticino. La bici, e-bike, trekking bike. Io lo chiamo trekking bike. Su Instagram ho anche un po' scritto che praticamente non pensavo mai avrei preso una mountain bike, e-mountain bike. In effetti questo sicuramente non è una mountain bike. Però grazie a queste ruote larghe che non sono per fare il figo, te ne parliamo di più dopo. Vediamo sto bolide, sta bici, moto, che cacchio è. Ve la mostro un po'. Buona visione. Spero si possa sentire. Abbiamo iniziato sta salita, farò qualche ripresa dove si vede anche il terreno che c'è qua sotto. Qua adesso al momento è veramente ruvido e con altri tipi di bici fai una fatica enorme qua perché c'è sta ghiaia, i sassi, i sassolini, cioè sparsi, ci passano anche le jeep qua, perciò è tutto un po'. Vabbè,
si scivola praticamente, tu la ruota dietro scivola e fai una fatica enorme. Con queste gomme qua ci passi sopra senza accorgertene. Incredibile. Santa! Comunque devi pedalare un bel po'. Col cavolo motore. Alla fine ho dovuto scendere due volte e spingere, però anche lì la bici ci aiuta un po', ve lo mostro dopo. E però fatica ricompensata. Guardate qua, che spettacolo. Abbiamo fatto 40 km e siamo arrivati a Fodaravella. Stiamo già entrando nel parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. In effetti qua, se continuiamo, andiamo giù verso Cortina. E ora ci cerchiamo un posticino per stare un po' al sole. Magari qua c'è un po' meno gente, qua dovrebbe esserci un lago e niente. Allora, vi faccio subito vedere la bici, vi mostro due o tre cosette mentre... che vedevo di... guardate che posto, spettacolare. Questo laghetto comunque poi a luglio già si prosciugherà, a parte che quest'anno c'è veramente un sacco di neve ancora, a metà giugno, a volte qua non c'è, già non c'è più neve, solo su in cima, quest'anno c'è veramente ancora tanta neve. Spacchettamento, ho fatto qualche immagine a casa, come vedete, qualche immagine passerà ogni tanto mentre parlo e racconto. Mega cartone, mai ordinato una roba del genere in vita mia così grande, e comunque è relativamente, adesso possiamo vederla già, facile montarla. Praticamente devi montare il manubrio, la gomma, la ruota davanti, lì c'è da fare attenzione ovviamente da centrarla bene nei freni, e comunque poi poccio il sedile, ok, e la batteria ovviamente a parte, che dobbiamo inserire poi qua. Basta, non mi ricordo più bene, ma è finita. Vi faccio magari vedere giusto un po' adesso le parti della bici. Qua abbiamo una luce, iniziamo con la luce, non so perché, e poi ste ruote. Mi metto vicino per farvi capire. Lo ammetto, quando l'ho spacchettata, quando l'ho aperta, ho visto le ruote, ho preso le ruote in mano la prima volta, ammetto che mi sono un po' spaventato, ho detto che cavolo ho preso. Però niente, il divertimento poi, quello ne parliamo un po' dopo,
paga tutto di nuovo, cioè no, mi sono spaventato, ho detto no, cioè enormi, veramente enormi, sono da 26 e vabbè adesso non so tutti i dati a memoria, anche se avrei qua il libretto, però non c'ho neanche voglia di... Qua abbiamo ammortizzatori davanti che possiamo ovviamente anche bloccare, e una volta bloccati qua non succede più niente. Poi questo manubrio, da questa parte abbiamo, posso farvi vedere qualcosa di interessante? Attenzione, è una bici o una moto? Non lo so ancora, devo ancora scoprirlo. E tira veramente via bene. Ok, questo solo comunque se la spingiamo, appunto, come ho detto prima, sono sceso due volte e questo è praticamente l'assistenza, no? Però qua adesso nel piano no, avevo su tutta la roba, il mangiare. Appunto, molto comodo adesso magari quando partiamo, no, qua invece di spingere o non so salire subito, possiamo qua appunto azionare, solo che tira veramente subito, parte subito ed è comodo. Qua, che dire, qua ci abbiamo per cambiare i livelli. Qua adesso al momento, come vedete, sale a 5, 6, 7. Io ne ho 7. La cosa bella qua è che puoi cambiarli tu, cioè ci sono le 5 standard che sono all'inizio con messo in moto automatico la percentuale del power del motore, e poi puoi cambiarle tu. E quella è veramente una cosa interessante, puoi metterne 7 o anche 9 e cambiare la percentuale come vuoi. Ad esempio, livello 0, 0 è spento, non fa niente. Poi metti 1, non so, 20% o 30% e sali di 10%, 2, 3, 4, 6 a 50% più o meno, 5, 6, 7, 7 ho messo il massimo, penso che è 90, 99, boh, 100% non va. Questa è una cosa molto interessante, puoi azzerare ovviamente tutti i... vabbè, il viaggio che abbiamo fatto oggi, come detto mi sono dimenticato all'inizio e... vabbè. Qua, se vi interessa, ci sono poi vari video. Ok, la batteria è posizionata qua in mezzo, pesa un bel po' la batteria, sono 4 kg. Devo dire subito che non ho molti paragoni, è la prima bici e-bike che ho preso, che ho personalmente usate, provate, ne ho diverse, però questa è la prima mia. E sì, la batteria è bella, grande, tosta, però ricambiabile. E possiamo comprarne una di riserva, cosa che farei sempre. Poi, vabbè, che altro dire? Dietro qua, dentro il motore e 7 le marce che abbiamo. Shimano, si vede qua, e poi qua un pratico tagliere, ovviamente. Ah, parafango, vabbè. C'è anche quello davanti, quello non l'ho messo, questo volevo anche toglierlo, ma alla fin fine, al momento l'ho lasciato, poi vedete ben che casino o che sporcizia c'è facendo sti giri. Il sedile, molto pratico, sia questo in pelle che anche qua, i manubri in pelle. Bellissima campanellina. Qua abbiamo i pedali con questi chiodini, purtroppo non ricambiabili, però molto comodi. Altro? No, devo smangiucchiare qualcosa. Ho fame. Non so neanche con cosa iniziare. Forse con la batteria. Come abbiamo visto un po' prima, adesso la batteria c'ha 3 tacche. Abbiamo fatto 40 km, altri 40-45 per tornare a casa, arriviamo a 80-90 km. Comunque 40 km e abbiamo fatto quasi 1500 di dislivello salita. Perciò e ci ho dato dentro qua su, serviva un bel po' di batteria. Scusate, la metà, 2 tacche sono andate via, o una e mezza.
possiamo dire magari 20%, 20-30% della batteria solo qua per l'ultima salita, che era veramente tosta. Comunque mi sto allargando, questa batteria dicono che tiene dai 60 ai 100 km, ovviamente dipende da salite e discese, e vi posso dire che ovviamente quando è sempre in funzione la batteria, ok, dai 60 ai 100 km, è chiaro che non è che la usi sempre, specialmente nelle nostre parti dove c'è tutto salita e discesa, in discesa spegni completamente, io li metto sempre a zero e basta, non consumi batteria, perciò tranquillamente fai intorno ai 70-80 km secondo me. Cosa è interessante? Ah, vabbè, le impostazioni, ho già detto, veramente interessanti, molte possibilità di impostazioni. C'è ovviamente il limite di velocità, che basta entrare nelle impostazioni e poi alzarlo come vuoi. Io l'ho lasciato a quel, non me ne frega di andare più veloce o con, non c'ho fretta. Sono un viaggiatore tranquillo, per quello ho preso anche questa bici, poi ve lo spiego. E charging time, ah sì, caricare ci vuole un bel po', dalle 6 alle 5, 6, 7 ore finché la batteria, quando è completamente vuota, per ricaricarla ci vogliono quelle tot ore, ok? Possiamo caricare la bici completamente con 160 kg in tutto. Bello anche il carrello dietro, cioè io ho il carrello per mio figlio da attaccare, poi tiro dietro mio figlio con tanto di roba dentro. E vabbè, 160 kg c'è scritto la capacità massima di caricare praticamente, e 70. Non è molto interessante tutta questa roba. Bello questo anche il mio tagliere, come lo chiamo io, in legno comunque. E vabbè, qua ci puoi attaccare, poi ci sono le borse apposite che puoi comprare, sia una alta qua sia quelle laterali, però anche costruirsi qualcosa qua non sarebbe un problema, anche perché c'è questo ferro interessante da usare poi con cordini eccetera o per fare dei lavoretti, veramente ottima. Comunque possiamo togliere anche completamente tutta sta roba se vogliamo. Come ho detto, impostazioni veramente tante, comode, svariate cose, però forse un po' complicato le prime volte a capire come si possono cambiare, perché c'è, metti assieme, schiacci più e meno o più e i, lì entri in altre informazioni o impostazioni e poi di nuovo con la i confermi tenendo premuto. Le prime volte non sempre è facile. Qua si accende la luce comunque, adesso non so se si vede, però vabbè, forte potente anche questa luce qua, e tenendo premuto 2 secondi qua si spegne. Allora, perché come detto, se vi interessano altri dati, tutto sotto in descrizione, anche il link della bici. E ora vi spiego il perché, i miei ragionamenti, perché so che a molti interessa, perché ho scelto questa cacchio di bici. Allora, non è, come ho detto prima, non è una e-mountain bike, io non la vedo come una mountain bike. Questa è una bici, una e-bike per viaggiatori, secondo me con questa, io la chiamo trekking bike, con questa ti puoi sparare centinaia di chilometri con magari dietro la tenda e un sacco di attrezzatura attaccata dietro. Qua abbiamo la possibilità di attaccare quel che vogliamo, appunto, anche ci sono anche le borse apposita, cioè tipo una bici veramente da fare lunghi viaggi. Ti fai un paio d'ore di viaggio, carichi durante il pranzo, magari ti fermi in qualche parte, carichi la batteria e ti spari altre orette di bici. Veramente la vedo per quello. E poi, come detto, se io voglio allenarmi, se voglio andare in bici veloce, prendo una bici da corsa da strada, o comunque se voglio pedalare per allenarmi per i trail running eccetera, lì c'ho un'altra bici, una mountain bike semplice, e che è tutta un'altra storia, le ruote. Allora, veramente mi sono un po' spaventato all'inizio e
pensavo anche no, che sono, sapevo che erano ruote larghe, si chiamano fat bike, però non sapevo che avevano un uso così preciso e comunque un uso particolare che fa il guidare ancora più comodo e divertente. Cioè, hai un ammortizzatore, ma le ruote stesse, perché qua non ho messo molta aria, ok? Non c'è adesso chissà quanta aria, ho lasciato appositamente un po' meno aria, ti fai ammortizza anche la ruota stessa. E poi queste ruote praticamente ti permettono appunto anche questo ammortizzare questa dimensione o larghezza. Adesso non so se è fatto apposta, ma si chiama All Terrain e questa bici, o comunque anche All Terrain Fat Bike, cavoli ne so. Comunque si nota questo, cioè tu non te ne accorgi se cambi da erba a sabbia, a ghiaia, e, vabbè, oggi anche sono passato nella neve, cioè questa è veramente una cosa assurda, interessante come passi sopra terreni diversi, perché comunque dove, ecco, sono io, dove vivo io, dove giro io, cioè tu parti che c'hai asfalto, arriva sterrato, poi c'hai sabbia, ghiaia e sassolini e questo e quell'altro, poi erba, i trail fangosi, eccetera, eccetera, acqua, questo, quell'altro. E niente, è divertente, cioè è divertente, appunto. Veramente divertente. Ora non dico che altre bici non lo sono, però vedo sempre di più ste gomme larghe e sinceramente pensavo che era per fare il figo, ma no, hanno un loro senso. Non tutto perfetto, forse. Sì, il peso è sicuramente importante per quello che ho detto, che ho lasciato su anche questo, dai, il stendino, non so come si chiama. Perché comunque appoggiarla, alzarla, pesa i suoi 30 kg, ed è veramente tanto, però io adesso non ho molti paragoni, come ho detto prima, ho sfogliato diverse riviste, ho fatto un po' online delle ricerche e butto lì un po' una media di comunque 25 kg queste bici, pesano le e-mountain bike o e-bike, eccetera, eccetera. 25 kg, abbiamo qualche chilo in più sicuramente per le gomme e qualcosa, forse anche la batteria. E comunque è una bici enorme, non sono quelle bici magari leggere, però adesso arriva adesso anche l'altro punto. Andate a guardare i prezzi, come ho fatto io, di bici intorno ai 25 kg, vabbè, i bike e cosa costano? Io, sotto i 2.500 euro io non ho trovato bici, tra parentesi, decente, ok? Questa bici qua costa attualmente 1.600 o 1.700, non lo so. Comunque, vabbè, metterò sotto, no, il prezzo non lo metto sotto, però il link ne potete andare a guardare. Ma diverse altre bici o ditte poi iniziano, cioè devi spendere da 3.000 euro in su. Si sa che questi ultimi 2 anni le e-bike sono salite. Questa costa sotto i 2.000 euro, che è già buono secondo me. E sotto i 2.000 euro e il prezzo rimarrà sicuramente così. Viene, è una ditta americana, che vabbè, americana tedesca, il sito è tedesco e inglese, però producono in Polonia, cioè tutto viene mandato dalla Polonia, da me è arrivata in un paio di giorni, dicono che al massimo 10 giorni, la bici è qua. Niente, penso di aver detto un po' tutto. Come detto, una bici trekking per fare dei viaggi anche lunghi, divertenti, divertente da guidare, non so, una bici backpacker, chiamatela come la volete, bici moto. Sì, anche un po' una moto, e ci tenevo a farvela vedere anche perché lo volevate su Instagram. 70-80% hanno chiesto se la faccio vedere in un video una volta. E vi saluto. Link sotto in descrizione, non si trova su Amazon, perciò il link direttamente della Hemiway,
ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.